dietro. Quindi non stiamo parlando di misure estemporanee, ma misure che entrano in una programmazione pluriennale. Basti pensare alle risorse che nell'FSC sono previste per combattere il dissesto idrogeologico e per favorire il miglior utilizzo dell'acqua. Risorse, già milioni di euro messe a disposizione della Regione, si aggiungono circa 80 più 80 milioni di euro per questi due interventi. Poi c'è le misure sulle ciclovie, la Trieste-Venezia, di interesse nazionale e internazionale, di richiamo turistico importantissimo, ma che si inserisce all'interno di un piano regionale. Siamo stati la prima regione, siamo la prima regione d'Italia ad avere il piano regionale delle ciclovie, quindi non soltanto con le reti in essere, ma anche con la programmazione futura, affinché anche le attività dei comuni possano inserirsi all'interno di questa programmazione. E quindi sono misure sicuramente importanti su quali appunto queste risorse si inseriscono e andranno a sviluppare queste politiche. Sarà questa l'occasione anche di parlare di terzo mandato per i governatori? No, oggi parliamo di FSC, firmiamo un accordo. Dopodiché, come sapete, l'ho detto pubblicamente, io sono favorevole a tutti i processi che favoriscano la scelta libera del cittadino. Il terzo mandato favorisce questo, e dopo il cittadino sta a decidere se un governatore o un sindaco debba essere riconfermato o no. Presidente, scusi, ormai ex leghista D'Area ha detto che lei sarebbe un ottimo segretario della Lega. Ho fatto, penso, ormai decine di interviste in questi anni, perché ormai è un leitmotiv che ogni tanto ritorna a galla, dicendo che io voglio continuare a fare il governatore di Firenze Giulia, che non ne sarei all'altezza, e quindi più di così non so cosa dire. Non mi interessa, penso l'ho fatto anche su un importante quotidiano nazionale poco tempo fa, l'appello al fatto che il mio partito, la Lega, ha come obiettivo quello di rimanere unita e portare avanti le battaglie che storicamente penso siano importanti non per la Lega ma per il Paese. Pordenone per un giorno capoluogo regionale? Ma sì, ma Pordenone è una città importante non soltanto per un giorno, è un capoluogo importante, penso che ci sta dando grandi soddisfazioni anche dal punto di vista economico, di attrattività e di sviluppo e anche di innovazione, quindi non possiamo che ovviamente ritenere un punto fondamentale economico e sociale della regione Pordenone. Grazie mille. Ecco, Presidente, insomma, comunque la festa della donna, insomma, vedremo le mimose anche sul palco, già che c'era Siriani, insomma, è importante. Sì, beh, la festa della donna, diciamo che oggi mi sa che il Presidente del Consiglio riceverà moltissimi fiori, perché è capitata l'8 marzo qui da noi, quindi oltretutto c'è, dopo ci sposteremo in un importante evento che proprio riguarda il settore, quindi immagino che riceviamo altri fiori, però insomma penso che sia più che altro un simbolo in realtà per l'augurio che dobbiamo fare a tutte le donne, che non può però fermarsi all'augurio l'8 marzo, ma deve tradursi anche in politiche che possano favorire la partecipazione alla vita democratica, la recuperazione, penso che purtroppo ancora manca per quanto riguarda la parte salariale nei posti di lavoro, la tutela anche contro le violenze di genere che purtroppo hanno colpito drammaticamente, con casi concreti, il nostro paese. Ecco, non si pulisce la coscienza con un fiore, bisogna lavorare insieme per raggiungere gli obiettivi che penso il nostro paese sia assolutamente in grado di fare. Ultimissimo, dato che oggi c'era anche il vertice di maggioranza con le decisioni che si vengono prese sulla legge elettorale. Noi, il vertice di maggioranza, ha condiviso l'idea di ottimizzare le tornate elettorali, però dovremmo fare ancora degli approfondimenti specifici affinché questo sistema possa essere ovviamente il più equilibrato possibile. Non abbiamo alcuna fretta, stiamo ragionando semplicemente per una modifica che possa andare nell'interesse collettivo. Grazie mille, buon lavoro a tutti.